Marshall McLuhan, sociologo, filosofo, critico letterario e professore canadese, è il primo a creare una teoria dei media e a definire in modo preciso le conseguenze sociali e psichiche del loro sviluppo. La sua formazione è fortemente influenzata dal determinismo tecnologico, secondo cui all'interno di una società la struttura mentale e la cultura delle persone sono condizionate dal tipo di tecnologia di cui la società stessa dispone. Nell'opera La galassia Gutenberg, McLuhan evidenzia per la prima volta l'importanza dei mass media, ponendo particolare attenzione alla stampa, e con essa che si passa dalla cultura orale, dove la parola è attiva e viva, alla cultura alfabetica, dove tutto si riduce al senso della vista. Gli strumenti del comunicare è il lavoro maggiormente noto di McLuhan e costituisce uno studio innovativo nel campo dei media. È qui che l'autore sostiene la necessità di studiare i media non solo per i contenuti che trasmettono, ma anche e soprattutto per le modalità con le quali lo fanno. È possibile sintetizzare il suo pensiero con la frase «il medium è il messaggio». Secondo McLuhan, i media non sono neutrali, in quanto la loro struttura va ad influenzare i destinatari del messaggio prescindendo dal loro contenuto. Per l'autore, ogni medium va ad influenzare coloro che lo utilizzano e dunque contribuisce a plasmarne la mente. Questo va inteso nel senso che l'utente viene rassicurato. Proprio a questo proposito, il sociologo parla della televisione come di un medium rassicurante. Il televisore, infatti, pone gli spettatori in una posizione di staticità sia fisica, in quanto seduti per guardarla, sia mentale, poiché il rapporto con il medium non è interattivo, bensì quasi passivo. McLuhan classifica i media in caldi e freddi. I primi sono caratterizzati da un'alta definizione e da una scarsa partecipazione dell'utente. I secondi, al contrario, sono contrassegnati da una bassa definizione e di conseguenza richiedono un'alta partecipazione. Il sociologo canadese utilizza il concetto di villaggio globale per indicare come con l'evoluzione dei mezzi di comunicazione il mondo sia diventato piccolo e abbia assunto le sembianze tipiche di un villaggio. Il termine villaggio globale è inteso in due sensi. Da un lato ci troviamo di fronte a un piccolo spazio al cui interno le persone possono comunicare tra loro. Dall'altro si intende una comunità globale in cui tutti sono interconnessi in uno spazio armonioso e omogeneo.